I generali del turismo ad Ercolano per fare il punto della situazione nella costa vesuviana, dove problematiche storiche rendono difficile l'accessibilità e la visita per i turisti. Nel corso della mattinata interventi per individuare soluzioni e proposte da sottoporre al governo e alle altre istituzioni competenti. Chiediamo alle istituzioni, insomma, di prendere coscienza delle nostre potenzialità, delle nostre realtà e delle nostre capacità, che unite a una visione congiunta, un'idea di poter veramente consentire a questo comparto di essere l'elemento trainante per questa regione. Oggi da questo dibattito in aula emerge proprio questo, che finalmente la regione Campania ha compreso che la parte turistica, la potenzialità turistica di questa regione è un'esigenza prioritaria rispetto ad altre linee che in passato si erano colte, pur essendo sempre consapevoli che le potenzialità c'erano, ma non c'era la necessità, perché erano altri comparti che potevano tirare, di prestare grande attenzione. Quindi questo è quello che noi oggi immaginiamo di fare, allargando anche la struttura di questo consorzio, di questa aggregazione a soggetti che a vario titolo invece non ne hanno fatto parte o non si sono mostrati interessati. Oggi il successo di questa giornata voluta dal Presidente, da Luca Ferlaino, è immaginare che tutto questo sia possibile. Valorizzare con la formazione, la disseminazione, i risultati che escono dal progetto di conservazione degli scavi di Ercolano, il Ercolanium Conservation Project. Però seguiamo anche molte altre iniziative e obiettivi che sono forse anche più importanti, quelli di cercare di coinvolgere quanto più possibile la comunità locale nella conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio storico e archeologico, per cui in generale della città intera, e questo si fa attraverso la formazione nelle scuole. Adesso stiamo lavorando a un progetto bilaterale Turchia-Italia con due siti molto importanti, Stratonichea e Ercolano, con i ragazzi delle scuole e con gli insegnanti, ed è un progetto mirato proprio al training for trainers, quindi tutto questo tipo di cose, il lavoro che facciamo anche con ICROM, che è un ente emanazione UNESCO per la formazione nel campo dei beni culturali, porta a livello internazionale la fama di Ercolano e della città di Ercolano. Tra le varie iniziative per incentivare invece un turismo più sostenibile e più locale, è stata un'iniziativa rivolta verso i bed and breakfast e gli hotel della zona, perché i visitatori alla città di Ercolano, non solo che fossero accademici, studenti o universitari in generale, non solo non visitassero solamente la città antica, ma che vedessero anche gli altri aspetti della città medievale e moderna di Ercolano, compreso il Vesuvio, ma che ancora più importante soggiornassero qua ad Ercolano, altrimenti sia come risultato un turismo mordi e fuggi, dove la persona magari sì lavora agli scavi, però poi va a dormire a Sorrento o a Pompei. E quindi abbiamo fatto del nostro meglio per cercare di incentivare le persone a rimanere e a scoprire luoghi nascosti della città di Ercolano.